io vi saluto tutti e vi porto saluti della Giunta Municipale Centro-Est, della quale faccio parte, i saluti del Presidente che purtroppo questo pomeriggio non può essere presente. Ringrazio Francesco Ristori e ringrazio questa associazione perché veramente sta producendo un lavoro di ricerca e di approfondimento in una direzione che è inusuale. Mi piace tantissimo perché è un'associazione di giovani che ci insegnano a recuperare non solo le tradizioni, a recuperare i nostri valori, perché come ricordava il dottor D'Avanzo, la storia dell'Unità d'Italia è una storia di sofferenze, di sangue, è una storia di persone che hanno sognato l'Italia per come oggi effettivamente è unita. Una storia di ragazzi giovani, come forse sarebbe difficile immaginarli oggi, perché noi oggi, le nostre giovani generazioni, godono del sacrificio di altri giovani che hanno voluto, pensato e sognato per loro. Questo quando io vedo i giovani, quando io vedo i ragazzi del coro universitario calarsi in questa dimensione, sono estremamente felice, sono estremamente ottimista. Il Municipio Centro-Est ha anche l'onore di ospitare il santuario Nostra Signora di Loreto, santuario di Regina, che è quello che, dove per la prima volta è stato eseguito l'Inno d'Italia. L'associazione Conoscere Genova ha proposto, appoggiata naturalmente dal municipio, l'intitolazione della scalinata al canto degli italiani. Abbiamo la speranza che questo possa avvenire il 10 dicembre in occasione della consueta manifestazione di scioglimento del popolo. Ringrazio veramente ancora l'associazione per il lavoro di ricerca anche su D'Annunzio, che ci aiuta a leggere D'Annunzio non in un senso di, come diceva Francesco, di incitamento alla guerra, ma di incitamento alla vita, a un'Italia come quella che tutti quanti vogliamo. E ringrazio per le letture il dottor Costa e tutti voi presenti, ancora un saluto, grazie.